Centro Anch'io. Centro Anch'io. Bentrovati amici, ci troviamo in Corso Mameli, alle nostre spalle il bellissimo Palazzo delle Mercanzie. Questo palazzo, durante il Medioevo, era la sede dell'Università dei Mercanti, che si occupava di supervisionare e risolvere i problemi giudiziari delle varie corporazioni dei mercanti. Difatti il quartiere in cui si trovava era una zona di botteghe e l'attuale Corso Mameli un tempo era proprio contrada delle mercanzie. La facciata è di epoca rinascimentale e reca i simboli della funzione originaria del palazzo. In alto, infatti, c'è una statua della giustizia, mentre a livello della strada si possono vedere due bassorilievi che raffigurano una bilancia, due piatti ed una stadera. E da qui oggi chiediamo: o beer o fischia? Lo chiediamo. O beer o fischie? O bevo o fischio? Quindi? O bevo o senza, o fischio, nel senso che faccio senza bere e che non bevo. E che fischio che o ta beto o ta eto, ta fischio, ta eto. Ecco, non è... Che lei sa tradurlo? O bere o fischiare. Lei riuscirebbe a fare due queste cose contemporaneamente? Ah, no. Quindi o bere o fischiare, che vuol dire secondo lei? O uno o l'altro. E lei che preferirebbe fare? Fischiare, io sono astemia. O bere o fischiare? Facile, lei è bresciano doc. Io sono nato a Brescia, anche se le mie erano di origine toscana, ma io sono nato a Brescia. Quindi o bere o fischiare, che vuol dire? Qual è il significato? O tabedo o ta fischia, cioè? Tabedo o ta fischia. Si può fare entrambe le cose? Perbacco, prima bevi poi fischi. Ah, ecco, prima fischi poi bevi. Ah, ecco, prima e poi. Insieme non le puoi fare, sicuramente. Ora ci concediamo una piccola eccezione, ci trasferiamo a qui, centro del colore, in via della Volta. Gli amici che vi abbiamo presentato sono quelli del qui, centro del colore, via della Volta 87, Franchi e Kim, che gli dischi che la bella roba, no, che gli fai sconti, eh? Vediamo se è vero e soprattutto se conoscono il detto di oggi, adesso brancom. Allora, diciamo che chi fischia vuol dire che non fa niente, secondo me, quindi ha tempo da sprecare. Chi beve... beve, ma può anche andare all'esagerazione, quindi non sapere che cosa sta facendo e quindi comincia a bere solo per poter dimenticare quello che magari non vuole fare. Qui centro del colore. Professionista, ma George Clooney in confronto a te, ma chi è? Niente. Ma che fai qui, dovresti essere? John Clooney l'ho lanciato io. John Clooney? L'ho lanciato io. John Clooney? Sì. Ovvero fischia vuol dire... È facile, no? La traduzione? O sta in piedi o cadi per terra, no? O se no te cade per terra. O fischi. Riesci tu a bere a fischiare, caro Mauro? No, non riesco, Per fischiare non riesco, caro mio. Neanche i tuoi colleghi lo fanno, quindi non è che loro sono supereroi. E tra bere e fischiare che preferisci? Bere. Igor, ma posso dirti una cosa? Ma questo non è un negozio, questo è un salotto, c'è un'accoglienza bellissima. Qui centro del colore, pure il divano, le caramelle, gli snack, il caffè, il quotidiano. Ma io vengo qua a trascorrere i pomeriggi quasi quasi. Potresti, abbiamo tutto. Sì, ma una dipendente... femminea. No, femmine non le prendiamo, distraggono. Senti Mauro, perché siamo qua in mezzo ai colori? Perché abbiamo fatto il nostro nuovo espositore della Cibos, ci sono vari, come si dice, pannelli decorativi bellissimi per tutti, per tutte le case, per chi vuole decorare comunque appartamento, camera da letto, soggiorni, così, tutti questi bei colori. Non sono, sono difficili da stendere? No, sono, anzi, lo fa anche una bambina di 3 anni, questi lavoretti qua, tutte robe facilissime che può fare qualsiasi persona. Anche il mio cino operatore Emanuele? Anche lui può farlo tranquillamente. Guarda, non faccia perché... Siamo di nuovo qui in centro, quindi in Corso Mameli, al Palazzo delle Mercanzie, per chiudere questa puntata. O bere o fischiare? Facile, o bere o fischiare. Quindi, detto di chi vuole fare troppe cose in una volta sola. È un po' difficile bere e fischiare contemporaneamente. Grazie a tutti quelli che hanno giocato con noi, agli amici di qui, Centro del Colore, e alla prossima. Ciao! Centro Anch'io.